Io ero ovviamente scioccata, come potete immaginare, anche perché questo non deve capitare. Ciao a tutti, sono Eli, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di extension per le ciglia. In questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere sull'extension ciglia, quindi qual è il tipo di trattamento che verrà fatto, qual è il costo, quali sono la durata, le criticità e anche i punti a favore. Infine vi parlerò anche della mia personale esperienza perché sì, ho applicato anche io l'extension alle ciglia, ma non voglio spoilerarvi troppo, guardate il video e scoprirete qual è stata la mia esperienza. Allora, le extension delle ciglia non sono altro che delle fibre sintetiche o naturali che vengono applicate sulle nostre ciglia per magari aumentare il volume o l'infoltimento. Abbiamo varie tecniche di applicazione, a seconda anche del risultato che vogliamo ottenere. I metodi più utilizzati sono senza dubbio il metodo one-to-one, cioè anche il nome ci fa capire, l'applicare una ciglia finta su una nostra naturale. Quindi sarà un effetto molto naturale perché rispetta il numero delle ciglia che noi già abbiamo di partenza, ma le rende comunque più folte e magari più voluminose o più lunghe, quindi dando quel bell'effetto cerbiatta. Il secondo metodo invece prevede l'utilizzo non di una singola ciglia sulla nostra, ma magari di un ciuffetto, quindi con due, tre, quattro più ciglia, insomma. Questo effetto è sicuramente molto più drama queen, direi. Non è molto naturale, però dà sicuramente un impatto visivo molto più notevole ed è consigliato, diciamo, per chi vuole un effetto più wow. A parte la prima seduta, che è la più lunga, dura circa 2 ore, se non volete fare un'applicazione sporadica ma volete mantenere le ciglia per più tempo, dovrete fare delle sedute di mantenimento circa ogni 2 mesetti, 2 mesetti e mezzo, dove la professionista andrà a rimettere a posto le ciglia che magari sono staccate o comunque a rifinire il look. Passiamo ai costi. Allora, per la prima seduta il costo è più alto, si aggira circa intorno ai 200 euro, poi ovviamente cambia in base al salone o alla professionista a cui vi affidate, mentre quelle sedute di mantenimento sono sempre un prezzo inferiore perché non si va completamente a riapplicare le ciglia, ma solo a rimettere quelle che si sono staccate o comunque a mettere a posto, appunto, se ci sono eventuali rifiniture da, appunto, modificare. Per quanto riguarda il mantenimento delle extension delle ciglia a casa, ci sono alcune accortezze particolari. Innanzitutto, quando vi struccate, non dovete mai frizionare l'occhio in direzione a zigzag, ma dovreste solo farlo dall'alto verso il basso, molto delicatamente. Ovviamente più i movimenti saranno forti, più sarà probabile che ve le staccherete, quindi cercate di essere comunque delicate e non esagerare con la pressione. Un'altra accortezza che dovreste utilizzare è per struccarvi magari di prediligere l'acqua micellare rispetto a dei detergenti oleosi. Questo perché la ciglia finta è attaccata con la colla, quindi il detergente oleoso favorirà comunque lo scollamento magari precoce delle vostre extension alle ciglia, appunto. In ultimo, ma non per importanza, sicuramente il pettinarle. Di solito quando andate a farvele applicare vi regalano uno scovolino apposito per pettinarle a casa. Questo perché ovviamente, se le manterrete in ordine pettinandole magari al mattino o quando avete un momento, renderà più facile mantenerle in ordine e quindi anche la possibilità che non si incrocino e che magari poi struccandovi si stacchino. Per quanto riguarda la mia esperienza, io ho scelto di, appunto, provare l'extension per le ciglia finte e la persona a cui mi sono affidata mi ha spiegato appunto le due opzioni di metodologia, sia quella con i ciuffetti, comunque più ciglia sulla mia singola, oppure quella one to one. Io ho scelto quella one to one perché volevo un effetto più naturale, ma semplicemente un infoltimento, un allungamento delle mie. Quindi appunto è stato utilizzato il metodo one to one e l'effetto era pazzesco. Vi inserisco la foto, mi piaceva veramente un sacco. Sembrava un classico bel mascara strong che aveva infoltito le mie, quindi super consigliato. Quando poi sono arrivata a casa ho appunto utilizzato tutte le accortezze che mi aveva suggerito la professionista che appunto mi aveva applicato l'extension alle ciglia ed è andato tutto bene, fino a quando non hanno iniziato, dopo circa 2 mesetti, 1 mesetto e mezzo, a staccarsi. Il problema era che poi, quando si sono staccate, anche le mie ciglia insieme all'extension sono scomparse.
Non vi dico che fossi glabra, ma quasi, nel senso che avevo proprio poche ciglia rimaste mie, tra l'altro super corte e anche un po' deboluce. Io ero ovviamente scioccata, come potete immaginare, anche perché questo non deve capitare, perché se i prodotti utilizzati sono validi e il trattamento viene fatto nel modo corretto, in realtà non vi deve dare problemi alle vostre ciglia, ma semplicemente quando si staccheranno, poi le vostre saranno rinate e sarà tutto tranquillo. Ora, sicuramente l'utilizzo di prodotti validi influisce, nel senso che io ovviamente non potevo sapere quali prodotti ha utilizzato la professionista a cui mi sono affidata, perché questo ovviamente lo sa lei. E questo potrebbe sicuramente aver influito sul risultato finale, nel senso che prodotti molto aggressivi o comunque non di buona qualità possono danneggiare le vostre ciglia che si trovano appunto sotto l'extension. Sicuramente anche come viene fatto il trattamento può influire. Quindi quello che io posso consigliarvi è state attente a chi vi affidate per fare questi trattamenti, perché io personalmente dopo quella volta non mi sono più fidata a farlo perché sono rimasta veramente traumatizzata e scioccata dallo stato delle mie ciglia. Tra l'altro erano così deboli, così poche, così corte che non ho neanche potuto applicare il mascara, talmente erano appunto deboli. Quindi per un sacco di tempo sono stata senza extension, senza ciglia e senza mascara, quindi un occhio orribile. Quello che vi consiglio è appunto di badare bene a chi vi affidate, magari cercare anche qualche professionista o qualche centro che abbia delle buone recensioni, perché sicuramente se andate nel posto sbagliato, queste pratiche possono veramente danneggiare le vostre ciglia. Bene, per oggi è tutto. Un grosso bacio, spero tanto che questo video ti sia stato utile. Non dimenticarti di iscriverti al canale e se hai qualche domanda riguardo di questo video, sarò molto felice di risponderti. Ciao!